Ho scoperto, grazie alla chiamata della signora Santina, dello sponsor con i Visti Student, non lo sapevo. Sì, questa è una novità di cui però, ecco, io non è so. È recente, quindi. Sì, non so ancora molto, okay. Devo dire. Ho sentito qualcosa, però credo sia legato agli studi universitari o certifichi di corso. Ok. Però se c'è al termine dei quali sembra che ci sia questa possibilità. Ho sentito anch'io qualche informazione, vorrei saperne di più prima di, okay, di esprimermi. Ecco, okay. Sì. E tra l'altro, parlando di visti, c'è una notizia, non ho approfondito sui visti familiari, del fatto che adesso bisogna dimostrare il doppio dell'income, del guadagno annuale che bisogna dimostrare prima. Quindi abbiamo già detto tante volte qua, abbiamo parlato di visto familiare, chi ci ascolta spesso vuole sponsorizzare un nipote o comunque qualcuno della famiglia, e abbiamo parlato di tanti ostacoli, uno legato al fatto che comunque bisogna essere sempre parenti di primo grado, e due legato ai due visti differenti, due percorsi differenti, uno della lista d'attesa che ormai non so quanto sia arrivato, sopra i 15 anni, sì, e l'altro del costo per singolo genitore o singolo figlio che si vuole sponsorizzare, che è ormai arrivato a $47,000, qualcosa del genere, addirittura singolarmente. E da ieri, diciamo da questi giorni, è la notizia che comunque fra i requisiti da dimostrare e anche quello lì del guadagno che, diciamo, la persona che sponsorizza deve dimostrare è raddoppiato. Quindi è un paletto in più che veramente sta diventando 1996. Sì. Si lamentavano perché la pratica per il all'epoca si chiama ricongiungimento familiare costasse $3,500. Ma ti rendi conto? Parla del 1996. Ma per dirti, guarda, che sì, vabbè. Adesso farebbero carte false per questo ricongiungimento, no? Non esiste più, purtroppo. Cioè, come fanno a giustificare tutti questi soldi? Dove vanno a finire? Io vorrei sapere dove vanno a finire questi soldi. Ma più che altro è un po' l'atteggiamento di facciata del tipo: sì, te lo permetto di prendere questo visto, ma ti faccio delle condizioni così complicate che alla fine non lo prendi lo stesso. Quando in alcune discoteche a Napoli mettevano il prezzo d'ingresso per i singoli, però la coppia entravano gratis. Se volevi entrare da solo o ed da sola, soprattutto non si faceva distinzione, dovevi pagare 40.000 lire, che era una cifra, 40.000 lire per gli anni 80 erano tanti soldi pure, e quindi automaticamente i singoli non venivano mai. L'ingresso in coppia in discoteca apre per me un capitolo doloroso della vita che preferirei superare, però vabbè. Comunque io ho un'ipotesi anche sul perché ci sono dei costi così alti, che non giustifica tutto ma in parte. Quando si fa richiesta di questi visti o qualsiasi visto, vi sono delle domande poste dal Dipartimento di Immigrazione che chiedono se si ha intenzione di pesare sulla sanità, pesare sul welfare qui in Australia. Si sa che, come è capitato a me, quando ho fatto richiesta di partner visa col mio compagno, ho acquisito il Medicare, che è un sistema sanitario gratuito. Ricordiamo, certo, che qua è gratuito, certo, non come in Italia che paghi un ticket, che è ridotto il prezzo, però se io voglio fare un blood test in Italia sono sempre 30-40 euro, mentre qua è gratuito. Quindi dipende dai laboratori, perché alcuni laboratori ti fanno pagare prima, poi è una specie di rimborso. Esatto, hai ragione. Però una persona che guadagna lo status di ricongiunto o quello che sia, chiaramente guadagna una serie di diritti, tra cui anche un certo tipo di welfare, quindi quando hai una permanent... Parla, devo leggere questo messaggio che è lunghissimo, mi sembra interessante da leggere. Vai. Ecco, comunque, insomma, credo che una parte del fatto che si debba giustificare di avere un certo income sta anche nel fatto che io, Stato, ti do un certo tipo di benessere qui, che tu magari non hai nel tuo stato d'origine, mostrami che comunque tu puoi sostentarti nel caso in cui vi fossero malattie di un certo tipo o... che, come si dice da noi in Friuli, guai un mal, se succede qualcosa tu hai comunque un backup e puoi sostentarti, capito? Perché altrimenti sei un peso per la mia società. Mi ricordo che una volta qualcuno ti leggo il messaggino, è molto interessante, cioè almeno ti faccio il sunto perché ce lo scrive Anna Rita. Se il parente arrivava con, si pagava il viaggio con una carta di credito, se non mi sbaglio era l'American Express, aveva diritto a un anno o due anni di assicurazione gratuita sulla sanitaria, automaticamente se pagavi con una certa carta di credito. All'epoca mi sembra che era l'American Express, offriva questo
questa cosa, adesso non so se ci sta ancora. Allora, American Express, che ce l'aveva il mio compagno, ti dà effettivamente dei vantaggi, però non un escamotage, via. Però non penso che l'immigrazione no, la tenga in considerazione. No, beh, adesso no, però... Come non tieni in considerazione quanto scrive Anna Rita, ripeto, dice, mio padre è un ex dipendente, è un ex funzionario di Stato, quindi ha una pensione di quelle cosiddette d'oro. Abbiamo messo in conto anche quelle, nonostante tutto hanno chiesto oltre 62 mila dollari per farmelo almeno stare qui per 3 anni. Mamma mia. Come si può fare? Cioè, lui si paga, c'ha tutto, assicurazioni, ha una pensione che va bene, che può pagarsi anche le spese, non c'ha bisogno neanche di assicurarsi. Pagherebbe sì, sì, tutto. Tutto coperto. Poi appena 65-64 anni non è che sia... Anzi. Sì, quindi anche fuori dal circuito lavorativo, non è che verrebbe qua a cercare lavoro, cioè uno che sì, ha una pensione d'oro, si visita tutta l'Australia. Io lo intervisterei anche anni? Subito. Per 3 anni? Che non lo so, non ci sono i visti per 5 anni? Sì, no? Dovrebbe essere per i residenti. È strano, perché comunque noi sapevamo che per i residenti c'erano questi visti speciali per i genitori di 5 anni a blocchi di un anno, se non mi sbaglio. Che vanno rinnovati quindi però anni... 60.000 dollari per tutto? Mm. No, non credo, non credo. Quello là sembra proprio essere più... Anna Rita, mi hai scritto un lunghissimo messaggio, ti chiedo un altro poco, una prolunga, per darci più definizione. Cioè, perché 3 anni e soprattutto perché tutta questa cifra dell'anno è alta, sì. Un po' troppo molto alta. Alta. Forse era comprensiva di immigration agent. Ma chissà, sì. Vediamo. Ora, vedi, ora scopriamo magari di più nel seguito del messaggio. Se arriva, penso comunque, che arriverà. Comunque, guarda, io avrei desiderio di portare qua il mio papà, che venisse, stesse qua, però lo vedo così lunga. Allora, noi andiamo adesso a una canzone che ci separa dal GR delle 10.